Oggi parliamo del falso mito dei risultati duraturi, no? Perché a volte mi sono imbattuto in certe persone che magari avevano ottenuto dei grandissimi risultati, no? Hanno cominciato un percorso dietetico, un percorso d'allenamento e nel tempo hanno risultato i risultati che dovevano ottenere. Poi a un certo punto, raggiunto l'obiettivo, hanno interrotto di praticare l'alimentazione che avevano intrapreso e di allenarsi. Dopo 2-3 mesi tornano esattamente come prima. E queste persone mi dicono, avevo incominciato un'alimentazione, ho incominciato ad allenarmi, però i risultati erano illusori, non ha funzionato quello che facevo, perché poi dopo 2 mesi sono tornato esattamente come prima. E io li guardo e nella mia testa mi viene a dire, grazie al cazzo che sei tornato come prima, hai incominciato un percorso, ti ha portato dei risultati e guarda te che furbizia hai avuto, l'hai interrotto. Perché le persone pensano che una volta che centrano il proprio obiettivo, quei risultati siano duraturi nel tempo anche qualora interrompessero quello che li ha portati a raggiungere l'obiettivo. Quindi interrompono il loro stile di vita corretto, interrompono la loro dieta, interrompono il loro allenamento e pensano che chissà per quale magia quei risultati debbano rimanere nel tempo a vita. Ma non funziona così. Ma ve lo volete ficcare in testa? I risultati duraturi non esistono se non fate niente. Per far sì che i risultati siano duraturi, dovete continuare a mangiar bene e ad allenarvi in modo regolare a vita, a vita. Se non rispettate questo principio sacrosanto del raggiungimento dei risultati, è normale che perderete l'obiettivo che avete raggiunto. Ma io se smetto di allenarmi e incomincio a mangiare come un porco, ma nel giro di 3-6 mesi ho preso 10-15 kg, ma non è che l'allenamento che ho fatto, l'alimentazione che ho seguito in tutti questi anni non ha funzionato. Ma non funziona così. I risultati di duratura esistono esclusivamente se continuate a mettere in pratica l'ABC dell'alimentazione e l'ABC dell'allenamento. Questo cosa vuol dire? Che dovete continuare a mangiare in modo sano e dovete allenarvi in modo regolare. Allora sì che i risultati sono durature, ma altrimenti se smettete di fare queste cose qua tornerete esattamente come prima. Ma non è colpa di quello che avete fatto prima, della dieta che non funziona, dell'allenamento che non va. Il problema è nella vostra testa. Dovete ficcarvi in testa che se volete risultati duraturi nel tempo dovete continuare ad allenarvi a vita. Appena interromperete quei risultati nel giro di qualche mese, 6 mesi, 1 anno, dipende un po' dalle vostre caratteristiche, svaniranno e tornerete esattamente come prima, perché vi sarete messi di nuovo su una strada sbagliata che non vi può portare a farvi male e a peggiorare la situazione che avevate raggiunto. Quindi, cari amici miei, appassionatevi di allenamento, appassionatevi di buon cibo e continuate così a vita. Ciao!